Ecco, siamo al secondo contributo. Vediamo un Cavour che viaggia tutta Europa. Va in Svizzera, va a Venezia, va a Trieste, va a Londra, va a Parigi, eccetera, ma non va come, come facevano, un viaggio turistico, va per apprendere. Il posto dove è nato, quello che è oggi il Piemonte, che per noi è una regione molto sviluppata e importante, a quell'epoca era assolutamente un cul-de-sac. E quindi se vuole crescere, e questa è la sua ambizione, abbandona l'esercito, abbandona la famiglia i Savoia, che allora era Carlo Alberto, e se ne va in giro per il mondo. Contributo numero 2. Viaggi di Cavour. Nel 1831, a 21 anni, Cavour abbandona l'esercito e mette fine alla carriera militare per far ritorno in famiglia. Il rientro però non è facile. La dipendenza economica e le idee liberali creano conflitti col padre, già funzionario napoleonico e massone, che manda il figlio a gestire la tenuta di famiglia e il comune di Grinzane per 17 anni. È in questi anni che iniziano i viaggi per l'Europa. Prima a Ginevra, ospite dello zio Jean-Jacques de Sellon, ammiratore di Napoleone Bonaparte e di Cesare Beccaria. Sellon, all'ombra della neonata ghigliottina, con Cesare Beccaria si batteva contro la pena di morte. A Ginevra Cavour frequenta anche il cugino Auguste de la Rive, fisico, editore e autore di trattati scientifici, e approfondisce le sue conoscenze in vari corsi universitari, occupandosi di economia, di storia e anche di materie scientifiche. Nel febbraio del 1835, con l'amico Pietro di Santa Rosa, Cavour raggiunge Parigi, dove resterà per quasi 2 mesi e mezzo. Nella capitale francese visita ospedali, case di reclusione, scuole, seguendo lezioni alla Sorbona e sedute del Parlamento, frequentando i salotti intellettuali e l'élite liberale parigina ed europea. Accanto ai filoborbonici frequenta i più vicini a lui, e cioè i sostenitori del re Luigi Filippo, allora re dei francesi. Ha modo di incontrare François Guizot, docente di storia alla Sorbona e ministro dell'interno del re Luigi Filippo. Nel maggio del 1835 Cavour si sposta da Parigi a Londra, dove conoscerà Alexis de Tocqueville, storico e sociologo, studioso del pensiero della liberale democrazia. A Londra vide gli aspetti più concreti della nuova rivoluzione industriale. Tornerà anche negli anni seguenti in Francia, frequentando ancora la Sorbona e incontrando altri intellettuali e scrittori come Alexander Dumas, il filosofo Victor Cousin, ed entrando in contatto con esponenti dell'alta finanza francese. Cavour, tuttavia, continuava a nutrire grande considerazione per la Gran Bretagna. Nel marzo 1841 fonda a Torino la società del Whist Club, a cui fa parte la più alta aristocrazia torinese. Dall'esperienza di questo tour, però, coglie l'arretratezza sociopolitica dell'Italia, ancora divisa in piccoli stati, nel Lombardo-Veneto dell'Austria e a sud dei Borboni e al centro dello Stato Pontificio. Tornato nel Piemonte del re Carlo Alberto, Cavour inizia a fare politica dalle pagine de Il Risorgimento, giornale da lui fondato nel 1847, e abbraccia il nuovo statuto albertino. Bene, il professor Danella. Ecco, come avevo così anticipato anche prima, la dimensione politica di Cavour si costruisce proprio attraverso questi viaggi all'estero, e questo lo farà assurgere proprio a quel ruolo di statista, come è stato ben ricordato. Ma questo titolo non è solo la storia che lo attribuisce, perché interessante è anche quello che di lui esprimerà Metternich. Augusto Metternich dirà proprio che in Europa c'è un solo statista, e questo è Camillo, conte di Cavour. Questa è un altro, forse gli si può affiancare nel contesto della lungimiranza politica, è Bismarck, un altro grande statista dell'epoca di fine Ottocento, per cui Cavour è alla stregua di questi giganti del pensiero. Quindi assistiamo a un uomo che già nel 47 intanto fonda questo giornale che abbiamo visto, Il Risorgimento, che è proprio un programma politico, e lui si rende già conto con i moti del 48, si rende conto che l'Italia da sola non può fare nulla,
mentre Mazzini è convinto che l'Italia può assolutamente insorgere e procurarsi da sola la libertà, questa visione diciamo di Cavour invece di un tutt'altro tipo. I due non si stimeranno di certo, uno non citerà mai l'altro durante i discorsi fatti in politica. Però già capire che nel 48, dove tutta l'Europa è in piena sobillazione, già capire che l'Italia, nonostante tutta la sua buona volontà, non ce la farà mai a scacciare gli austriaci, perché questo era fondamentalmente l'obiettivo che c'era, era diffuso diciamo più o meno nei vari ducati, nelle varie presenze, nelle varie regioni. Ecco, la maestria di Cavour è proprio quello di proiettare l'Italia in una dimensione internazionale, e questa sarà la sua carta vincente. Ecco, per i nostri telespettatori, usciamo un attimo dalla figura di Cavour. Professor Mondini, vogliamo descrivere rapidamente cosa è stato il 48 nell'Europa, in Italia, naturalmente come conseguenza, ma ogni nazione ha avuto il suo 48 secondo un certo tipo, ma però è stato un fenomeno che si ripeterà dopo 120 anni, il 68 in tutto il mondo, no? C'è stato il 68 in Russia, c'è stato il 68 in Italia, in Francia, chiaramente con ispirazioni diverse, ma sono scoppiati tutti contemporaneamente. Cos'era che faceva nascere il 48, che poi rimase, perché mia madre diceva, ma te fai un 48, no? Rimase per centinaia di anni, il 48 era proprio la disfatta totale. Prego, professore. Beh, lei ha detto giustamente, il 48 è un fenomeno transnazionale, un fenomeno compiutamente europeo. Pochi si ricordano che in realtà la prima vera rivolta coronata dal successo del 48 scoppia nell'area di lingua italiana, perché in realtà scoppia a Palermo, ma la verità è che il 48 diventa la primavera dei popoli quando la rivoluzione scoppia a Parigi. Perché è Parigi il faro della comunicazione, è Parigi l'esempio, come succederà nel 68, bravo, perché quando gli studenti si rivoltano a Pisa non li fila nessuno, ma sì, quando lo fanno a Parigi scoppia il 68 in tutto il mondo. Certo. Da questo punto di vista, il 48 è veramente un tornante di rivoluzioni sociopolitiche, però è vero che ogni paese ha il suo 48, perché mentre in Francia il problema è di fatto l'immobilismo di una società che viene in qualche modo rovesciata nei suoi equilibri sociali e soprattutto nelle sue ingiustizie economiche, in Italia come in Germania il vero problema, il problema centrale in realtà è la questione nazionale, come sarà il 48 ungherese anche. E da questo punto di vista il 48 è un fantastico osservatorio, perché? Beh, perché in Italia, come in Germania, come in Ungheria, il 48 è soprattutto una grande disfatta, è un insuccesso, enormi speranze. È la nostra primavera, il momento in cui cambierà tutto, il momento in cui otterremo tutto, ma la verità è che non si ottiene niente, perché le rivoluzioni del 48 vengono schiacciate una dietro l'altra. Ma in Austria il 68 com'è? Mi permetto un attimo di tornare al 48, in realtà sembra che non si ottenga niente. Si ottengono due cose fondamentali. Uno, un perimetro di idee e di scenari politici da cui non si torna più indietro. La questione nazionale diventa la questione dell'agenda politica e soprattutto dell'immaginario collettivo. Nella maggior parte d'Europa, in un'area che va da Berlino fino a Roma, passando soprattutto per Milano, Venezia e Torino. E si ottiene lo Statuto Albertino, che è vero che rimane negletto come carta delle libertà, ma diventa anche la base del pensiero di una nuova possibilità costituzionale, quindi ancora una volta di un nuovo perimetro di idee e di scenari. Bisogna dire una cosa, Cavour è uno dei pochi osservatori che interpreta correttamente quello che è successo nel 48. E lui sostiene, e lo ripeterà, che nel 48 abbiamo perso, uso il noi di Cavour in questo caso, non tanto perché le idee erano sbagliate, ma perché le nostre possibilità erano inesistenti e non potevamo vincere perché non eravamo moderni. Torna ancora ossessivamente il refrain corretto della modernità. Cavour sostiene, lo sosterrà per sempre, e questo lo rende molto antipatico agli altri protagonisti del pantheon nazionale, Mazzini, Garibaldi e Vittorio Emanuele II, che il 48 era un lancio di dadi perso in partenza, finché gli attori erano il piccolo regno di Sardegna, i volontari mazziniani, i volontari toscani. Sì, ci siamo fatti massacrare eroicamente, siamo morti benissimo, ma abbiamo perduto. Per
avere la possibilità di realizzare quelle idee politiche, quel progetto, bisogna pensare in grande. Prima di tutto dobbiamo crescere, prima di tutto dobbiamo modernizzarci, prima di tutto dobbiamo avere un altro orizzonte politico, nazionale ed economico. Ecco perché gli altri grandi del Pantheon nazionale non lo sopportavano, ecco perché anche noi lo troviamo più difficile. Cavour ci fa scoprire le nostre pochezze. Cavour era un leader transnazionale, colto, era andato a studiare, aveva letto Tocqueville, aveva conosciuto Guizot, conosceva Dumas. Non era un leader provinciale, come tutti i leader italiani dell'epoca, questi piccoli monarchi che guardavano la propria provincia, questi bigotti cattolici che non facevano altro che guardare al benessere della propria parrocchia. Era l'unico, forse, grande esempio di statista transnazionale europeo che il Regno di Sardegna sicuramente e probabilmente anche l'Italia abbia avuto, ed è questo che ce lo rende tanto antipatico, perché ci fa scontare la nostra pochezza. Grazie. Passiamo al prossimo contributo. Entrata in politica fino alla guerra di Crimea, cioè un periodo abbastanza complesso dove lui finalmente riesce a maturare e agire con le esperienze che lei ha appena descritto, e quindi vediamo gli effetti che produce. Poi naturalmente questo è un contributo abbastanza contenuto e sarà voi poi amplificarlo. A dicembre 1847 fonda il periodico Risorgimento, che dà la sua visione all'impegno politico e richiede che il re debba concedere lo statuto per condividere il potere anche con i suoi sudditi di rango. Il re Carlo Alberto, infatti, il 4 marzo 1848, alla vigilia dei moti rivoluzionari che daranno inizio alla prima guerra di indipendenza, promulga lo Statuto Albertino, che resterà in vigore assai poco. È nel 1848 che inizia la carriera politica di Cavour, che è eletto per la prima volta deputato al nuovo Parlamento del Regno Sabaudo. Nel 1850 è già ministro dell'Agricoltura e quindi delle Finanze nel governo di Massimo D'Azeglio. Nel novembre del 1852 è nominato da Vittorio Emanuele II presidente del Consiglio e vi rimarrà quasi ininterrottamente fino alla morte nel 1861. Nel suo decennio politico darà un positivo impulso economico al Piemonte, facendosi amico dell'imperatore Napoleone III, avendo imparato a Parigi che i migliori e produttivi ambasciatori sono le donne, e di queste ne farà grande uso. Per entrare nella politica europea, Cavour promuove la partecipazione del Regno di Sardegna all'assurda guerra di Crimea, a fianco di Francia e Inghilterra, contro la Russia. L'operazione di Crimea costerà la vita ad oltre 18.000 sardi e al generale Alfonso la Marmora. Quella di Crimea fu una guerra inutile, senza vinti né vincitori, con il solo scopo di emarginare la Russia, ma serve a Cavour per dare visibilità allo Stato piemontese. Ecco, dottoressa Bragantini, questo periodo storico è importante per Cavour perché vediamo che comincia a muoversi. Vuole darci una sua interpretazione? Allora, diciamo che comincia a muoversi nel senso che si muove dai gangli del potere, quindi da una posizione dove può effettivamente intervenire. E i suoi interventi, sia da ministro come dell'agricoltura, poi delle finanze, è stato anche ministro della Marina più e più volte, tra le altre cose, anche in questo campo, un po' inviso dagli stessi ufficiali proprio per le sue idee di modernità, ma si muove fin da subito proponendo tutta una serie di intanto accordi commerciali, l'abolizione dei dazi, favorimento dello sviluppo della rete ferroviaria, che di fatto è indispensabile per l'aumento dei commerci, quindi si muove su una linea estremamente dinamica già quando è ministro e non è ancora primo ministro. E ricordiamo nel 50 l'appoggio alle leggi Siccardi, da qui comincerà quella che poi
si ricorderà come una, io credo anche in modo corretto, delle più importanti interpretazioni di modernità che ha introdotto Cavour, quindi quella che viene ricordata in sintesi Libera Chiesa in Libero Stato sostanzialmente, ma che in realtà è molto, è una visione molto più complessa scardina completamente quelli che sono i vecchi poteri, e infatti tutta la vecchia aristocrazia osteggia tantissimo queste scelte. Ma non solo, tutto quello che noi abbiamo detto in precedenza, ovvero l'importanza della preparazione culturale di Cavour, l'importanza dei suoi viaggi, chiamiamoli non solo culturali ma politici, perché tutte le persone che lui incontrerà e che, con i quali intratterrà dei rapporti, non serviranno a lui solo per crescere dal punto di vista intellettuale, culturale e politico, ma le serviranno poi per mettere in pratica quelle che sono di fatto le sue idee. E la rete che lui riesce a tracciare rispetto a questo piccolo Stato, e vediamo la guerra di Crimea, che dal punto di vista del gioco degli Stati, cioè, è sempre difficile parlare, chiaramente le guerre non piacciono a nessuno e quindi si piace utilizzare il termine assurdo. Di fatto, soprattutto all'epoca, la guerra era anche un fattore politico, e per Cavour è stato strategico, perché non solo, come si accennava prima, lo Stato Sabaudo, il Regno di Sardegna, si è seduto ai tavoli della pace, ma si è parlato d'Italia, e si parlava appunto, e sono gettate le basi di tutti quegli accordi che poi avranno portato all'affiancamento a Napoleone III, al 59, eccetera eccetera. Quindi il suo dinamismo è un dinamismo molto molto pratico, che affonda le sue radici negli anni di preparazione, anche se di fatto un Cavour è molto giovane, non è per niente uno statista anziano, e ripeto ancora, li fonda su quel concetto per lui imprescindibile, che è il concetto delle libertà, e il concetto di nazione, che comincia sempre più ad emergere, con sfumature non sempre volte, o meglio, non da subito volte alla completa unificazione del paese, ma il concetto di nazione si affianca a quello di libertà ed è per lui determinante. Mi permetto di fare una piccola correzione al contributo: lo Statuto Albertino non avrà breve vita, ma terminerà il 2 giugno del 1936. Sarà modificato successivamente. E diciamo che il primo Statuto Albertino sarà poi migliorato e modificato. Certo, certo, però insomma diciamo che la legge del paese, esigenza dell'evoluzione del paese, chiaramente. Ecco, Gino Anchisi, questo giovane che viaggia per tutta l'Europa e sta via qualche anno, ma in tempi molto rapidi incontra personaggi così importanti. Non è un percorso predeterminato e organizzato? Diciamo, c'è qualcuno che glielo organizza, perché il giovane deve fare strada, perché è un giovane che dimostra fin da giovane di avere un pensiero non omologato, è un pensiero libero. Ma come fa a incontrare tutti questi personaggi insieme? Appena si sposta, immediatamente li trova, non ci riuscirei io a organizzare viaggi così intensi come riesce a farlo lui. Quindi dietro Cavour c'è un certo interesse, ed è il vecchio interesse che aveva il genitore prima, che poi abbandona per opportunità. Prego. Ma io non sono un conoscitore della massoneria e quindi non entro nel merito, però quello che posso dire è che sicuramente nei suoi viaggi c'è una grande curiosità. Intanto Camillo è uno capace di stabilire relazioni personali grazie al fatto che ha alle spalle una grande famiglia, che ha una grossa parentela alle spalle. Direi una cosa, mi stupisce
che sia stato sottovalutato fino ad oggi, infatti salta fuori anche in questa discussione, l'importanza del viaggio che lui ha fatto fino a Trieste e poi è ritornato. Andava, la scusa era per andare a prendere un gregge di Merinos che poi dovevano essere portati in Egitto. La famiglia Benso commerciava con l'Egitto. In realtà, acquisito questo gregge, lui scende a Trieste. E scende a Trieste e che cosa scopre? Beh, scopre un mondo molto interessante che non aveva visto da altre parti. Intanto scopre le assicurazioni di Trieste. Infatti poi farà in modo che nel Regno di Sardegna arrivino dopo poco tempo le assicurazioni triestine ad operare su un mercato dove già c'era la Reale Mutua di Torino, ma dove introdurrà l'elemento della concorrenza. Ecco, Camillo è uno che ha ben chiaro l'importanza delle liberalizzazioni, ma soprattutto l'importanza della concorrenza. Un altro aspetto che lui ha molto ben presente è che l'informazione è importante. A Trieste scoprirà la valigia delle Indie, elemento fondamentale. Di lì sta già venendo fuori questa nuova tecnologia che lui amerà moltissimo, che è il telegrafo. Guardate che il telegrafo è stato un potente sistema rivoluzionario. Certo. Da Trieste a Venezia farà un viaggio su un'altra delle grandi tecnologie di quel momento che sta sconvolgendo gli assetti sociali, e cioè su una nave a vapore che collega Trieste con Venezia. Allora Camillo è l'uomo dell'innovazione. Guardate che nel 1839 lui sta già investendo in Savoia su una linea ferroviaria. Non sarà una grande impresa, anzi ci rimetteranno parecchi soldi, però il fatto che nel 1839, quando nasce la Napoli Portici, lui stia investendo in una linea ferroviaria in Savoia vuol dire che è uno che investe anche, che rischia sulle innovazioni. Certo. Farà una straordinaria esperienza per cui diventerà uno dei massimi esperti mondiali delle linee ferroviarie. Infatti quando parlerà e scriverà il suo trattato sulle ferrovie, questo è un trattato che ha una potenza enorme, perché oltre a tanti aspetti dice: guardate che velocizzare il trasporto delle merci e delle persone avrà degli effetti dirompenti. È perfettamente cosciente, è un personaggio che continua a dire varrebbe la pena di riprenderlo sotto proprio l'aspetto delle esperienze condotte nel campo dell'economia, della società. Un appunto vorrei farlo, anzi due. Uno, guardate che lo Statuto Albertino, io non so da voi come possa essere considerato, ma nel Regno di Sardegna, in particolare in quel pezzo della pianura padana che è il Piemonte, ha voluto dire, sancire chiaramente la possibilità di possedere delle terre da parte di coloro che li acquistavano. Cioè, tra le altre tante cose, uno degli elementi fondamentali che è ben chiaro al gruppo di persone che opera intorno a Cavour è l'importanza dell'essere proprietari, piccoli proprietari. Questa è la caratteristica, per esempio, delle proprietà agricole. Se si esclude il Novarese e il Vercellese, il resto del Piemonte aveva questa caratteristica che è ancora conservato. Un altro aspetto è la guerra di Crimea. Ma guardate che Camillo ha ben presente, non si può da parte del Regno di Sardegna non partecipare ad una guerra che riguarda il controllo del Mediterraneo. Perché? Beh, perché il Piemonte, quando è stato fatto il congresso di Vienna, ha ricevuto la Repubblica di Venezia, di Genova, e quindi è diventato una potenza marittima del Mediterraneo. Solo che nel 1815 questo aveva un significato più ristretto, ma quando arriviamo al 1850, lì ci sono le navi a vapore, le navi di acciaio, c'è la rivoluzione dei mezzi di trasporto a livello mondiale. La guerra di Crimea, per me, vista da qui, dopo tanti anni che mi occupo di questo problema, è importante per tanti aspetti che sono già stati detti e quindi non li ripeto, ma per due. Finita la guerra di Crimea, Camillo Cavour che cosa fa? Decide che a Genova si toglie l'arsenale militare e la base militare e la navale e la si porta alla Spezia. Farà la fortuna di La Spezia, questo. Ma perché lo deve fare? Perché alle spalle di Genova c'è ormai una straordinaria linea ferroviaria
molto asfittica, che parte però dal porto di Genova e arriva fino a Torino. È la più moderna del mondo in quel momento. Ma poi Camillo che cosa fa su Genova? Bene, fatto lo spazio, farà in modo che si faccia un bacino di carenaggio per costruire le navi a vapore e le navi di acciaio. E poi farà i docks per ricevere le merci del Mediterraneo. Ci mancherebbe. La guerra di Crimea è una guerra di dimensioni mondiali, perché anche gli Stati Uniti, che non partecipano, stanno guardando che cosa sta accadendo lì. È l'impedimento alla Russia di entrare nel Mediterraneo, quindi si sostiene l'impero turco. Ma badate bene che di lì a pochi anni inizierà la costruzione di un'opera incredibile, che è il canale di Suez. E Camillo, non a caso, nel 1857, quindi 2 anni dopo la guerra di Crimea, la pace, eccetera, eccetera, che cosa fa? Dice: rompiamo gli indugi, dobbiamo costruire il tunnel del Frejus e realizzare una linea di alta velocità ferroviaria che attraversa le Alpi, perché le Alpi si attraversavano, fino a che non sarà inaugurato il tunnel, alla velocità di 5 km all'ora. Certo. Quando ci passa il treno ci passa a 50 km all'ora. Guardate che progresso nella velocità. Camillo è un uomo che ama anche la velocità. Ecco, questa è la guerra di Crimea, le conseguenze, le alleanze internazionali che Camillo comincia a costruire. Guardate che con la guerra di Crimea Camillo assume una leadership a livello nazionale, perché tutti i ceti emergenti guardano ormai a lui, ma non per i combattimenti e per i morti e per i feriti, che pure sono importanti, ma per quello che sta per il modo in cui si sta trasformando il Regno di Sardegna, lo certo. Stato più moderno d'Italia. Certo. E poi dopo la guerra di Crimea ha allacciato una serie di relazioni internazionali impressionanti, che collocheranno definitivamente prima il Regno di Sardegna e poi l'Italia nel campo occidentale. Scusate, sì, se è poco. Però come nasce la guerra di Crimea, Mondini? Beh, è una guerra strana, sì, no? È molto strana. Con un risultato strano. Poi naturalmente ogni guerra ha le sue conseguenze positive o negative, ma perché e da dove parte allora, la guerra di Crimea? La genesi della guerra di Crimea la possiamo capire anche se guardiamo la politica di Putin oggi, perché è uno dei più vecchi fil rouge della politica russa, il tentativo dello sbucco sui Mari Caldi, il tentativo di approfittare della debolezza dell'impero ottomano, il tentativo di farsi protettore dei cristiani ortodossi e con questa scusa da egemonia spirituale progredire in una sorta di costruzione di un'egemonia più o meno diretta. L'idea, questa idea non parte dallo zar, da chi parte? No, ma questa è l'idea che esiste da quando esiste uno stato russo, guardi. Sì, era degli zar, era di Stalin, è di Putin e credo che sarà anche del prossimo leader russo. Però mi permetto non un appunto ma un'aggiunta, perché ho molto apprezzato in realtà quello che il dottor Anchisi diceva a proposito della prospettiva strategica globale di Cavour, che ne fa veramente un leader moderno eccezionale nel caso italiano. È vero. È anche vero che Cavour aveva molto chiaro, e questo dimostra anche la sua profonda sensibilità anche alla cultura e alla dimensione delle emozioni che contraddistinguono il risorgimento italiano, che di una guerra comunque c'era bisogno. E c'era bisogno proprio perché il 48 era stato un disastro, proprio perché nel 49 a Novara l'unico esercito regolare che ancora sventolava un tricolore era stato disfatto in poche ore, perché i tentativi dei volontari mazziniani andavano rigorosamente male e perché nell'Ottocento le nazioni si costruiscono col ferro e col fuoco, ma non solo sul campo di battaglia, culturalmente, psicologicamente, le nazioni esistono e dimostrano di essere in grado di esistere perché sono nazioni di eroi. Cavour aveva molto presente questa dimensione. E quando decide nel 55 di fatto di inviare il corpo di spedizione sardo in Crimea, a proposito, un altro errore nel filmato, non sono 18.000 morti, 18.000 sono i partecipanti, sì. Fossero 18.000 morti avremmo avuto il 100% di perdite. E quanti per carità, eccezionale, mi scusi, avremmo quanti punto. Sono tornati? Allora, abbiamo alcune migliaia di morti di colera, ma in realtà sì. I morti sul campo di battaglia sono alcune decine. Poi per carità il colera è il colera, ha ucciso più quello che certo. Tutte le battaglie della guerra di Crimea messe insieme. La sensibilità di Cavour per la necessità di una guerra è estremamente rilevante e in effetti per quanto sia, diciamolo pure, una guerra esotica, pochi la capiscono perché pochi hanno la sensibilità strategica di Cavour. In realtà è vero,
fa del Regno di Sardegna il protagonista, non solo a livello psicologico, non solo a livello costituzionale, sottolineo ancora una volta quello che hanno già detto Lisa e il dottor Anchisi, lo Statuto Albertino è una base di libertà e soprattutto di possibilità infinita nella bigotta provinciale arretrata, obsoleta, illiberale Italia dell'epoca. Ma ecco, la guerra di Crimea è un punto di svolta. Cavour è stato preso in giro anche in recenti volumi dedicati alla politica estera del Regno di Sardegna, si è detto che lui giocò a dadi con la sorte, che poi alla conferenza di pace lui fu ridotto a comprimario. Sì, certo, come poteva essere comprimario quella che all'epoca era una piccola potenza regionale, il Regno di Sardegna, ma Cavour, grazie alla guerra di Crimea, riuscì a trasportarlo non solo definitivamente nel campo occidentale, ma a porre il problema italiano al centro dell'agenda politica europea. Contemporaneamente ridiede la speranza che gli italiani potevano combattere. So che a noi oggi, europei cresciuti dopo il 45, questo può sembrare totalmente assurdo e totalmente inutile, ma nel XIX secolo essere una comunità in grado di decidere il proprio destino con le armi in pugno sul campo di battaglia era centrale, non solo nelle speranze e nel consenso, ma proprio nella capacità di avere un progetto. La nazione si costruiva con le armi. Senza la possibilità di avere un esercito in grado di combattere, il progetto nazionale sarebbe abortito, e Cavour questo l'aveva benissimo presente. Sì, c'è solo un problema di scelta. Diciamo che l'Italia fino a quell'epoca non fa guerre. Ci sono guerre di scacchiere all'interno per i principi, per i vari principati, per le varie stati, piccoli stati italiani, ma sono guerre che non lasciano il segno. Chi fa le grandi guerre è il resto d'Europa, Carlo V, Napoleone e tutto il resto, abbiamo delle guerre che devastano l'Europa. L'Italia non entra mai in queste guerre ed è ricca di opere d'arte perché spende per l'arte e non spende per le guerre. Ma non è che siamo intelligenti, perché è un paese che non ha questa necessità, non ha questa pulsione. Fino all'invasione napoleonica però. Appunto le sto dicendo, sì, che cambia. Quindi la bellezza dell'Italia è stata fatta perché c'erano poche guerre, c'erano guerre di invasione di altri, ma c'era una cultura di un livello tale che oggi, cose che non trovi in altri posti, vai in Spagna, vai in Francia, eccetera, che un paesino nascosto in mezzo agli Appennini c'ha una chiesa fantastica piuttosto che una costruzione artisticamente pregevole. Questa micro cultura non si trova negli altri paesi, e questo nasce anche da questa non unità d'Italia. Io a volte apprezzo la non unità d'Italia perché c'è stata una capacità di ogni regione, di ogni stato italiano di crearsi una propria cultura, e allora nasce Firenze, in Francia c'è Parigi, poi ci sono anche gli altri, ma noi abbiamo Firenze, abbiamo Venezia, abbiamo Roma, abbiamo Palermo, abbiamo Bari, sono capitali, tante piccole capitali. Questo è quello che spesso dell'Italia non si apprezza, la unità nella differenza, cioè ognuno contribuisce secondo un suo criterio a fare la propria bellezza della propria casa. Quello che succede a Venezia, uno vuole la sua casetta, la vuole bella, e alla fine viene fuori una città fantastica, perché ognuno nel suo ci ha messo in questa direzione. È chiaro che Napoleone rompe questo meccanismo non solo nell'Europa, che è una cosa abbastanza normale, la guerra dei cent'anni, la guerra dei trent'anni, a noi tocca niente, la guerra dei trent'anni cosa ci frega rispetto alla Mitteleuropa, le stragi che sono state fatte in Prussia e tutto il resto. Beh, in Lombardia magari un pochino. Sì, ci tocca, ma sì, ci sono anche le pesti, ma la peste sì, per esempio c'è in Lombardia, a Milano è una peste terribile, a Roma è già una peste che si è attenuata e non è così feroce.
E quindi l'Italia è un po' protetta, diciamo, anche perché c'è la presenza di un Vaticano che tiene un suo equilibrio. Non stiamo a, diciamo, vanificare questa funzione. E quindi così si sviluppa questa Italia che noi oggi stiamo vendendo come turismo. Dopo quell'epoca non c'è più. Non c'è più nessuno che costruisce un canale per andare a fare il Duomo in centro di Milano, ma non esiste. È un'economia che viene investita in una certa maniera. L'italiano ha il senso del bello innato, perché quando cammina nella propria città e non la vede neanche, spesso noi giriamo vicino a monumenti e non li vediamo perché siamo presi, li conosciamo, quindi... Se vai in un altro paese si rende immediatamente conto della grande differenza, della capacità che l'Italia ha avuto nella sua diversità a costruire una cosa bella, esattamente come è successo a Venezia. Non c'è una casa uguale all'altra, nella diversità ognuno ha cercato di fare il meglio, nell'insieme c'è Venezia, è lo stesso l'Italia. E non succede in Austria, succede Vienna. Dopo non c'è, sì, per carità, ci sono i castelli, quello che vuoi, ma il mosaico che è l'Italia è il fenomeno della sua storia. Allora, se uno mi viene a dire che bisogna andare in Crimea a mandare 18.000 sardi, poi la maggior parte, perché non costavano niente i sardi, Si dice sardi per dire soldati del regno di Sardegna, per lo più erano piemontesi. No, dico per esperienza, avendo vissuto la Sardegna e avendo cercato di capire, la maggior parte erano sardi. E quando arrivano in Crimea la gente si mette a ridere, perché sono alti 1,30 m, 1,40 m, sono nanetti. Sono andati in centro e hanno raccolto, questi manco sapevano dove stavano andando. E andiamo a fare la grande battaglia, che poi battaglia non è, perché i russi, come la loro tecnica, siccome hanno un territorio grande, abbandonano, se ne vanno e la guerra finisce là. Beh, non è che abbandonano, erano assediati a Sebastopoli. Assediati a Sebastopoli, ma poi se ne vanno. Perché devono star là a farsi... Perdono Sebastopoli, che è una cosa un po' differente. Si ma guardi, anche Napoleone ha fatto perdere Mosca allo zar. No, non vuol dire che poi alla fine io ho vinto. A Sebastopoli se la sono andati a riprendere. E la tecnica russa, guardi che è la tecnica di sempre. Se lei studia la storia russa, il russo combatte, se sa che riesce a prevalere, attacca. Se no si ritira. Ed è la vecchia tecnica... di Gengis Khan. La tecnica è vecchia, però la guerra l'hanno perduta. No, sì. Non avevano nessun interesse. I russi a un certo punto, costi e benefici, non avevano più interesse ad andare avanti. Questo non c'è dubbio, lo dice anche Tolstoi, però mi permetta di rifare il punto. Sì. Sebastopoli è una piazza forte russa che viene assediata, espugnata, e la Russia si arrende. Non è che si ritirano facendo terra bruciata, hanno perso la guerra. In quanto ai soldati sardi, non sono sardi, lo ripeto, il 95% del corpo di spedizione è fatto da soldati tratti dal Piemonte e dalla Liguria. I bersaglieri non erano alti 1,40 m, erano bassini rispetto ad altri soldati. Non lo erano, perché l'altezza media comunque era di 1,67 m. E in fin dei conti l'unica battaglia che hanno combattuto, per carità, sulla scala delle guerre moderne non era un granché, alla Cernaia, comunque hanno fatto il loro dovere. C'era un piccolo corpo di spedizione di 10.000 uomini dislocati sul campo di battaglia, ha semplicemente fermato i russi e la cosa è finita lì. Non sosterremo mai che la guerra di Crimea sia stata una grandissima operazione dal punto di vista operativo per l'esercito del Regno di Sardegna, ma è stata una dimostrazione di cosa si poteva fare. Teniamo presente che l'Austria-Ungheria, messa nelle possibilità di entrare in guerra, rifiuta, ma non rifiuta perché non vorrebbe, vorrebbe come, rifiuta perché non ha la capacità militare in quel momento di sfidare la Russia. Dal certo. punto di vista del Regno di Sardegna è una manovra molto abile, un azzardo, ma molto abile come azzardo. C'è anche un altro fattore, l'Austria ha confini, allora aveva confini abbastanza, quindi avrebbe creato una... avrebbe
creato una guerra ancora più grande. Si poteva pensare di arrivare a una guerra mondiale. A un certo punto Nicola I decide che non manda aiuti, decide di chiudere la questione lì e quindi la guerra in Crimea si chiude. Ma noi abbiamo anticipato l'argomento. Ma abbiamo anche la pubblicità. Abbiamo anche la pubblicità. Allora, dopo la pubblicità, entreremo un attimo a vedere questa guerra di Crimea.